E buonasera, amici cripto investitori, e ben ritrovati a tutti quanti. Che giornatina, eh? Giornatina abbastanza impegnativa, talmente impegnativa che non ho neanche disattivato l'audio e mi fa eco. Aspettate che lo tiro via subito, perché altrimenti mi fa sclerare. Bene, siamo sul pezzo. Allora, che dire? Candela folle oggi, completamente folle, non so come valutarla, non ho idea di come possa chiudere, non so nemmeno che cosa aspettarmi, so solo che bisogna fare tantissima attenzione. No, oggi i bull glasses non ce li ho, cioè ce li ho qua in realtà, però non è ancora il momento di metterli perché insomma sembra che non ce ne sia bisogno. E che dire, una shadow del genere mi lascia presagire bene, nel senso. Stiamo attaccando un supporto che è a dir poco fondamentale, questo supporto qua. Lo stiamo per recuperare e se dopo una candela di ampiezza meno 35% rimanesse l'8-7-8% e il resto fosse shadow, non dico che c'è da essere bullish, però quantomeno, caspita, la domanda si è fatta sentire, cioè ce n'è di gente che ha comprato, oserei dire, durante il dump di oggi, ma tutti si chiedono, ma cos'è stato? È stato Elon Musk che ha twittato ancora, non so se avete visto, no? Che ha twittato Tesla has diamond hands, che nel gergo vuol dire che non vende, credo. Poi Elon Musk ormai un giorno dice una roba, un giorno dice l'altra, quindi. Non so, non lo sto neanche più ad assecondare più di tanto, ma la verità è che è bastato nominare il fantastico short di copertura che il mercato ha subito iniziato a riprendersi. Non c'è neanche stato il bisogno di aprirlo, cioè pensate cosa potrebbe essere successo se l'avessimo aperto. Cioè, non lo so, vabbè. Allora, tornando seri, al di là degli scherzi e del divertimento, sempre bello riderci sopra, soprattutto quando le candele rosse vengono assorbite, però dobbiamo un po' capire che direzione vuole prendere il mercato. Al momento è tutto fuorché chiaro che intenzioni ha, e quindi dobbiamo vedere come chiudiamo oggi e la candela di domani. Saranno due cose che ci fanno capire molto bene che intenzioni abbiamo nei confronti del supporto a 40.000. Il supporto a 40.000 l'avevamo identificato come l'area più rilevante, più importante per il movimento di breve. Quell'area che se fosse stata persa del tutto avrebbe di fatto invertito la struttura, cioè già i 44-45, quest'area qui era il nostro famoso range low e la sua perdita effettivamente fa fuoriuscire dallo scenario di range e innesca una direzionalità ribassista. Visto che c'è un supporto così vicino, che è proprio questo qui a 40.000, abbiamo detto vabbè. Per evitare di fare le mosse di prendere la direzionalità bearish nel momento in cui magari rimbalza e riparte, aspettiamo anche una conferma da quell'ulteriore supporto lì. Tanto ormai non è che ci cambia molto. Ed è proprio per questo che voglio vedere l'approccio di oggi e domani nei suoi confronti, perché oggi potrebbe anche chiudere qua sopra e poi domani ricalare, come oggi potrebbe chiudere qua e domani fare un candelozzo verde che va a recuperare i 44. 45. È veramente una partita aperta ancora. Non è ancora detta l'ultima parola e oggi andiamo un po' a vedere. Cacchio, sono emozionato perché vedere questo mercato volatile è veramente una roba devastante. Sono, non so neanche come definirmi, volatilopatico, ecco, mica l'umore in base alla volatilità. E al di là di tutto, che dire, bisogna andare a delineare con precisione gli scenari possibili proprio per essere pronti. Non fare panic selling, perché pensate, voi pensate oggi chi ha venduto qua come si deve sentire, cioè quelli sono i classici errori da panic seller, da principiante che fanno vedere, cioè il fatto che ci sia una candela con una shadow così lunga in basso fa capire l'inesperienza che popola questo mercato in questo momento. C'è pieno di shitcoiner, pieno di moonboys, coloro che volevano vedere soltanto prezzi salire, soltanto dei 100 per,
e cose simili. E nel momento in cui vedono una candela rossa, mamma mia, panico, crolla tutto, scappiamo. E va a finire che c'è gente che poi vende a prezzi veramente bassi. E signore, abbi pietà della loro anima, perché non so come si devono sentire adesso. Quindi è importante razionalizzare, guardare il grafico in maniera imparziale, senza farsi prendere dall'emotività. Ecco, questo probabilmente è uno di quelli che ha venduto a 28-29 mila, che si è sentito male, lo stanno portando in ospedale. Scherzi a parte, bisogna essere assolutamente razionali, evidenziare gli scenari possibili, i livelli di prezzo. Non è neanche piuttosto difficile, cioè se lo si guarda con obiettività i livelli sono abbastanza evidenti, e prendere una posizione in base alla posizione che si ha già e all'approccio che il prezzo ha con questi livelli in questione. Tutto lì. Sembra facile, ma non lo è, perché poi entra in gioco, ripeto, l'emotività. È difficile rimanere imparziali davanti a uno scenario del genere. Un'altra cosa che fa male in questi scenari qui è avere gli stop loss, non so come definirli, hard, nel senso quelli che scattano nel momento in cui il prezzo raggiunge una certa soglia. Purtroppo sono armi a doppio taglio questi stop loss, perché qualora abbiamo appunto la situazione di prezzo che fa il tipico flash dump, il tipico flash crash, c'è il rischio che il famigerato stop loss parta senza che io lo voglio, ed è una delle cose peggiori che possano succedere, perché mi trovo fuori dalla mia posizione nel momento in cui magari il mercato poi rimbalza e rientra in carreggiata. E per evitare questo, uno dei metodi che secondo me funzionano meglio è attendere sempre le chiusure giornaliere. Caspita, le altcoin, avete visto che carneficina oggi hanno fatto? Ma nonostante la carneficina, tra tutte le altcoin ce n'è alcune che hanno reagito egregiamente. Guardate ad esempio Solana, dov'è? Tac, che adesso in realtà sta ritracciando ancora un po', però ha fatto un dump pazzesco, e poi anche lì c'è metà shadow. Guardate Ethereum, anche lui ha fatto un dump pazzesco e addirittura rischia di chiudere sopra questo supporto, cioè se Ethereum chiude qua sopra c'è ancora la struttura valida. Quindi anche lì io ho scritto prima, ho condiviso su Telegram un post dove ho analizzato anche un po' la situazione altcoin. Io è da un po' di giorni che vi dicevo, io non mi fido adesso a prendere posizioni sulle altcoin. Ho la mia posizione su Ethereum da tempo immemore. Andare a cercare altre posizioni sulle altcoin dove tutto è iperesteso, il mercato è iperesteso e Bitcoin era lì che tremolava nei confronti degli ultimi supporti, ho detto insomma farmi così male proprio non ne ho voglia. E Ethereum, che è l'unica posizione che ho aperto, non l'ho ancora chiusa, non ho neanche messo un hard stop, proprio perché aspetto di vedere l'inversione di struttura, aspetto di vedere anche a costo magari di avere una perdita, un po' più un mancato profitto, perché perdita no, fortunatamente l'ho aperta un sacco di tempo fa, moderatamente più elevato, però almeno so di non andare a finire come chi mette magari lo stop. Immaginatevi, non lo so, se avessi avuto uno stop da queste parti mi saltava e comunque il danno sarebbe stato molto maggiore dell'aspettare la chiusura. Nei momenti così instabili di incertezza del mercato globale, perché Bitcoin era instabile, le altcoin erano iperestese, cioè con Bitcoin che era lì per perdere gli ultimi supporti, le altcoin continuavano a fare più 10, più 5% e così via. E quindi, caspita, questo è un cocktail veramente infiammabile, e quindi è pericoloso. Da un lato è pericoloso andare a prendere posizioni affrettate, dall'altro purtroppo anche mettere stop loss stretti o stop loss che rischiano di scattare involontariamente, proprio perché c'è un elastico molto molto teso. Guardiamo le liquidazioni, guardiamo un po' di dati così giusto per sorridere. Tra l'altro oggi Binance ha avuto un sacco di problemi di overload, sovraccarichi vari, Coinbase non ne parliamo. L'unico che mi pare non abbia avuto nessun tipo di problema è stato FTX, che ultimamente si sta veramente dimostrando come forse una bomba, uno dei migliori exchange, se non il migliore in assoluto per stabilità. Allora, liquidazioni in realtà, dunque, vabbè, sommandole tutte sono alte, 9 miliardi di liquidazioni in 24 ore, 803.000 trader liquidati, incredibile. E se andiamo a vedere il grafico, l'istogramma, come vedete non sono ancora, questo mi fa riflettere da un certo punto di vista, nonostante oggi ci sia stata una candela di questo tipo, cioè guardatela,
guardate che cos'è questa candela, cioè riflettiamo un attimo su questa candela. Nonostante ciò, le liquidazioni, l'ammontare di liquidazioni di oggi è minore di quello del 17 aprile. Il 17 aprile era questo giorno qua. Qua, tac. Vedete? Quando c'era stata quest'altra candela, la prima candela che ha liquidato un bel po' di posizioni. Il primo scossone, perché eravamo tutti bullish, c'era un continuo trend rialzista e questa candela è stata la prima svendita effettiva. E questo ci fa capire innanzitutto quante posizioni in leve esagerate e long dell'ultimo minuto erano aperti, perché per avere più liquidazioni di oggi ci fa capire tutto. E quindi il mercato è dotato di una certa instabilità. Queste liquidazioni tirano via questa instabilità, quindi danno una prima epurazione al mercato di queste persone, di questi trader con leve elevate, con stop stretti, con posizioni aperte un po' frettolosamente nell'ultimo minuto. Perché dico frettolosamente? Perché per essere liquidati così vuol dire che innanzitutto era aperta una posizione future in leva e con passabile quindi di liquidazione, quindi sono gli speculatori per definizione. Se uno ha aperto una posizione spot, di sicuro non viene liquidata. Seconda cosa, per la shadow e l'ammontare poi dei volumi mossi in un intervallo di tempo breve. Se andiamo a vedere ad esempio su time frame orario, guardate, è ancora più evidente l'andamento e la distribuzione di volumi. Abbiamo avuto l'attacco, guardate, all'ultimo supporto 40.000 e poi pam pam cascata di volumi, e qua questa candela è stata la candela decisiva per il momento. Shadow lunghissima, assorbimento, chiusura in verde e volumi ai massimi. Questa è stata la candela della svolta locale. Da lì poi c'è stato un follow up di domanda e adesso il gioco si ha proprio, cioè la partita si gioca su questi time frame, sul breve, perché noi sul giornaliero vediamo il candelone con la sua shadow estremamente lunga. Qua stiamo vedendo la lotta che è combattuta in questo momento tra domanda e offerta. I volumi non accennano ancora neanche lontanamente a ridursi. Guardate come sono alti anche i volumi di questa candelina insulsa dell'ultima ora, e questo fa capire che la lotta è più calda che mai. E qualora questa lotta dovesse risolversi a favore della domanda e andiamo di nuovo a recuperare i 40.000, a recuperare nei miei sogni più bullish anche i 45, abbiamo effettivamente uno scenario che ritorna bullish, perché con una shadow del genere e un recupero dei supporti nello stesso giorno in cui si è vista la shadow, per me è veramente un quadro idilliaco. Non voglio dire che succederà per forza, perché chiaramente abbiamo, è inutile adesso fasciarci gli occhi, perché l'offerta è assolutamente preponderante. Abbiamo fatto un lower low decisamente più basso e quindi dobbiamo andare a capire come si assesta, e io non scherzavo quando dico che potrei valutare l'apertura del famigerato short di copertura, ma di questo parliamo tra poco. Adesso nella parentesi grafici, adesso come al solito a me piacerebbe andare a vedere un paio di notizie. In realtà abbiamo già fatto l'excursus di cose interessanti, vi ho in realtà riportato anche, visto che qualcuno di voi mi chiedeva ma come funziona, come non funziona, vi ho parlato di SushiSwap e QuickSwap su Matic e mi chiedevate un po' come funzionano. A parte che ho notato che guardate, non c'è minimamente flessione negli APY di questi pool, anzi USDC DAI 88% annualizzato, e WBTC Ether 80% annualizzato, Ether USDT 347% annualizzato, quindi sembra che veramente se ne strafreghino del dump, ben venga. E come funziona? È veramente semplice. Io non so chi di voi ha mai utilizzato SushiSwap, ma è praticamente uguale al classico SushiSwap su Ethereum, ma è su Matic. Per andare a fare il passaggio delle cripto, dei token ERC20 da Ethereum a Matic, c'è un wallet che si chiama wallet.matic.network, il wallet ufficiale di Matic Network, che fa da ponte. E guardate, adesso se riesco ve lo mostro anche così in due parole. Voi vi collegate con MetaMask, andate a cliccare Move Funds to Matic Network, in realtà secondo me c'è da passare
innanzitutto, sì, va bene, ciao, c'è da passare alla rete Ethereum principale, quindi alla mainnet di Ethereum, dovrebbe anche caricare, no, qua mi fa vedere il bilancio su Matic, niente, move funds to Matic mainnet, e lui mi va a precaricare il mio bilancio su Ethereum, se ho MetaMask puntato giusto, gli vado a dire che cosa voglio spostare, lo confermo e il gioco è fatto, pago le fee una volta, le fee di Ethereum per il trasferimento, e poi ho spostato i miei fondi su Matic. Una volta che ho i miei fondi spostati su Matic, il mio stesso MetaMask lo vado a collegare a Matic Network, ok? Quindi devo innanzitutto importare il network di Matic, cosa che mi viene fatta anche automaticamente da qua se voglio, ma anche se non erro anche da SushiSwap, se io vado a selezionare qui Polygon Matic, vedete, lui mi precarica il network, quindi io gli dico switch, gli do la conferma e lui mi va dritto dritto su Matic, e quindi basta, è tutto lì veramente. Poi il procedimento è il solito, io vado a prendere l'LP, eccetera, 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 esattamente come il normale SushiSwap, solo che non ho da pagare le fee di Ethereum, che tra l'altro oggi sono abbastanza altine, è abbastanza affollato Ethereum, eh? Andiamo a vedere quanto, ma mi ricordo prima che era 1000 guei, no, adesso si è un po' abbassato, ma prima era 1000 guei, ricordo, veramente impressionante. QuickSwap uguale, c'è, funziona su Matic sempre, quindi devo collegarmi al network Polygon, sempre facendo lo switch dal web wallet, dal Matic web wallet, e poi da qua vedete ho degli APY discretamente interessanti, devo dire, 1057% su Ethereum USDT, è vero, c'è un po' di impermanent loss in questi giorni, ma ragazzi, con il 1038% di APY su Ethereum stablecoin, di che cosa stiamo parlando? E allora, prima che andiate a correre a 500 all'ora a fiondare liquidità su QuickSwap e su SushiSwap, sappiate che ovviamente questi rendimenti non sono destinati a durare, sono rendimenti figli della volatilità. Quando c'è questa volatilità vengono fatte più operazioni e i rendimenti incrementano parecchio, quindi non pensate neanche lontanamente che domani vedrete ancora questi rendimenti. Ecco, giusto per tornare ogni tanto sulla terra, e poi in realtà basta, non avrei neanche nient'altro da dire, quasi quasi passerei direttamente alle vostre domande. Cosa ne dite? Secondo me ne avete un po', quindi andiamo a vedere. Allora, ecco qua, va a scattissimi perché anche oggi siete super carichi e super tanti. Allora, torna con Vitalik, Doge porta sfiga, no? Dai, Vitalik lo mettiamo quando riparte Ethereum verso l'infinito e oltre. Dunque, penso bottom a 40k e poi di nuovo giù. Che dite? Di nuovo giù, allora che bottom è se poi va di nuovo giù? Di nuovo su, volevi dire. E oggi saldi su Solana, ma attenzione, ecco la cosa dei saldi, perché è un modo di pensare pericoloso, fate veramente tanta attenzione, perché ragionare che appena scende saldi 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 si rischia di farsi del male, cioè è giusto se si è investitori di lungo termine, sul lungo termine, andare a fregarsene della volatilità e del dump e quant'altro, anzi essere contenti, io sarei contento, perché magari durante il mio pack riesco a fare un acquisto a 40.000, 30.000 anziché a 60, cioè sul lungo termine devo essere contento. Immaginatevi nel futuro in cui, secondo le nostre rosee opinioni, Bitcoin varrà 500.000, guardandovi indietro e pensando, guarda, due possibilità, io ho comprato a un prezzo medio di 50.000 o a 30.000, cos'è che vi rende più contenti? Ovviamente 30.000, perché il guadagno è più alto, e quindi questo è positivo, però bisogna sempre rimanere sui binari, non che vedo una candela rossa e compro, anticipo l'acquisto, perché altrimenti sballo la mia strategia, e soprattutto nessuno mi dice che domani non c'è un'altra candela rossa. Quindi il buy the dip, soprattutto quando siamo in una situazione fragile come questa, che potrebbe essere l'inizio di un bear market, non lo nego, perché a me piace essere bullish, ma di fatto se noi andiamo a perdere questi supporti, poi sì, rimbalzeremo un attimino, ma io mi aspetto che sarà un bearish retest, quindi potrebbe essere l'inizio di un bear market.
E urlare saldi subito adesso, esporsi immediatamente adesso, potrebbe portare a farsi del male. Quindi mi raccomando, questa retorica da moon boy, da risale subito, buy the dip immediatamente, potrebbe essere un'arma a doppio taglio. Ragionatela, mi raccomando, ragionatela molto bene, ma non uscite dai binari, ragionatela bene, ripeto ancora una volta. Poi, allora, magari chissà che questi dump non spazzino via gli shitcoin, io me lo auguro perché ultimamente non ne potevo più, tra i commenti su Instagram continuavano a scillarmi delle shitcoin che veramente io non ce la faccio, cioè vedo dei personaggi, che anche personaggi famosi, tra virgolette, cioè personaggi dello spettacolo pseudo tale, che si mettono a scillare delle shitcoin, ma io dico ma... non lo so, ma perché? Cioè, ma chi ve lo fa? Ma come vi siete ridotti per andare a finire così? Cioè, boh, non lo so, sono senza parole. E quello mi fa sperare veramente in un bear market, perché almeno sti personaggi se ne vanno, spariscono, tornano nel loro nulla e noi continuiamo a investire in maniera furba e sensata, perché altrimenti, cioè... boh, non lo so che figura facciamo. E quindi io oserei dire al nostro Termination Shock, che è qua sicuramente a vegliare su di noi, se c'è qualche shitcoiner che scilla delle shitcoin, a parte HOV ovviamente, banna senza pietà, mi raccomando, tolleranza zero verso gli shitcoiner. E anch'io se li vedo li banno, ma proprio non silenziare, ban a vita, basta. Shitcoin stop, perché poi ce lo meritiamo il bear market se andiamo a fare così, ecco. Doggo la soluzione, Doggo ve lo perdono perché è divertente, però non scillatelo troppo, fate i bravi. Allora, come vedi il fatto che Binance, vista la volatilità, ha messo in manutenzione i leverage token? Ha fatto bene. CZ non voleva perderci soldi, no, non è CZ che ci perde i soldi, è la gente che ci perde i soldi, secondo me. I leverage token, tutte quelle robe lì, io... E, ragazzi, evitate di farvi del gran male, cioè... è un casino, è veramente un casino, lasciate stare, ma anche l'operare in leva se non siete sul pezzo col trading, cioè... limitatevi allo spot market, non fatevi del male, mi raccomando. Io ne ho approfittato per comprare una vagonata di Ethereum, ti auguro che abbia una, cioè che ti frutti assolutamente, io sono ancora dentro su Ethereum. Luca, hai visto il tweet di Michael Saylor, no? Cosa ha scritto? Sailor Moon, quando Elon Musk l'ha chiamato Sailor Moon, io sono morto, sono veramente impazzito. Andiamolo a vedere, Sailor, che cosa dice il nostro Michael Saylor? Allora, tac, vediamo come chiuderà Bitcoin. Sarebbe bello fare un sondaggio per vedere come chiuderà Bitcoin, anzi, adesso io apro la tab del sondaggio, vediamo se crasha ancora oppure no. Sì, sicuro mi cresce a Twitch se faccio il sondaggio, perché è veramente, veramente sovraccarico. Non avete idea di quanto sia sovraccarico, ma vi volevo chiedere la vostra opinione su, vediamo se ci riesco. Allora, sondaggio. Volevo fare un sondaggio e chiedervi, secondo voi, come chiuderà la candela di oggi. Allora, come chiuderà la candela di oggi, punto interrogativo. Allora, risposta 1, cosa mettiamo? Sopra i 40.000. No, allora, la risposta 1 sopra i 45.000, sopra i 40.000 e sotto i... ovviamente non scrivo tutto l'intervallo, ma sia chiaro, sotto i 40.000, sotto i 35.000. Vai, sbizzarritevi, 5 minuti, inizia sondaggio, babam, vediamo se mi crash a Twitch. Ok. Allora, per vedere il sondaggio, se non ricordo male, dovete andare, in alto dovrebbe comparire un menu a tendina, una roba del genere, ragazzi, io non capisco più niente perché mi è impazzito completamente Twitch. Allora, rispondiamo di nuovo alle domande.
Come si fa a impostare una vendita a chiusura della candela? E purtroppo o si usano dei bot che permettono di triggerare gli ordini a fine giornata o a fine candela, o altrimenti degli alert su TradingView. Oppure usi gli alert su TradingView per andare a sparare tramite alcuni bot tipo TradingView Hub, che è gratuito, andare a sparare l'ordine poi sull'exchange. Io di solito faccio così e mi trovo abbastanza bene. Allora, il menu a tendina c'è, lo vedo, e quindi voto anch'io, ma non vi dico cosa voto, anche se secondo me lo sapete, perché io voglio portare fortuna. Torniamo alle domande. Eccoci qua. Luca, quanto conviene comprare ora secondo te? Guarda, te l'ho detto, non bisogna essere emotivi, quindi dire boh, compriamo oggi perché è dampato, perché adesso ha già recuperato un bel po', ok? Quindi se per disgrazia questo dovesse essere, ricordiamoci che adesso la partita si gioca su questi time frame, e quindi se questo dovesse essere un bearish retest e ritorniamo giù, ti fai del male a comprare ora. Quindi, ripeto, è meglio aspettare, non scappa il Bitcoin, non scappa, rimane qui. Domani c'è ancora, fidatevi, anche se ho scritto che Bitcoin è morto sulla maglietta, tra l'altro in piccolo c'è scritto anche 380 volte, bellissima questa maglietta. Non preoccupatevi che lo troviamo ancora domani, anche tra una settimana. Quindi è meglio aspettare quando ci sono questi momenti volatili e non si sa che cosa fare, si è nel dubbio, si è presi dalla foga, si percepisce, no, su se stessi l'emotività. La mossa migliore è aspettare, non avere paura di perdere il treno e aspettare che si calmino le acque, perché quando si calmano le acque si vede meglio qual è la situazione, perché adesso è una candela non ancora chiusa che sta attraversando un supporto fondamentale. Già domani si vedrà dove la chiudiamo, ed è un'informazione in più, e come apriamo domani, che è un'altra informazione in più. Se poi abbiamo la pazienza di aspettare 2 o 3 giorni, magari si placa la prima ondata di volumi e capiamo se ci fermiamo in distribuzione, se continuiamo a dampare, insomma c'è un quadro molto molto più chiaro. Oggi non è ancora chiaro, e fare un acquisto così repentino e mosso dall'euforia, dalla fretta, da qualsiasi emozione fa veramente danni. Quindi davvero, ve lo ripeto, state buoni. Allora, ciao Luke, volevo chiedere, amici mi hanno proposto di entrare in Qubit Life, cosa ne pensi? Allora, se non erro, è uno di quei ponzi che girano adesso, ho visto che è anche segnalato dall'FCA, non so, ho visto che la Consob forse l'ha bloccato, quindi fate attenzione anche a quelle robe lì, che nei bull market si moltiplicano. Venduto Bitcoin a 40.500 ed Ethereum a 3.000 stamattina. Avevo comprato un po' ieri perché ed è saltato tutto. Ok, benissimo, è saltata la chat. Purtroppo questi sono gli inconvenienti di quando siamo in tanti. Mi spiace, niente, vado avanti. Puoi spiegare cos'è successo oggi a Tether? E nei momenti di volatilità Tether a volte si mette a ballare un po' anche lui, perché alla fine il suo mercato è mosso da domanda e offerta, e quindi su alcuni exchange dove è meno liquido, dove non c'è magari la liquidità che hanno i principali, può oscillare anche lui, magari vale, si mette a valere più o meno di un dollaro, di solito succede per poco, ma perché se tutti, immaginati, tutti vendono Bitcoin per comprare Tether, di fatto c'è domanda per Tether. Se si svuota l'order book, il prezzo sale. Quindi quello è uno specchio del fatto che c'è la svendita di Bitcoin. Puoi bannare chi parla di meme coin? Sì, assolutamente appoggio la tolleranza zero verso gli shitcoiner d'ora in poi. Mi spiace, ma è durata fin troppo. Quindi ecco qua, ne vedo già uno. Aspetta che lo banno. Non so come si fa da qui, ma secondo me basta fare così, tac, benissimo, ok, benissimo, eccolo qua, ce l'ho fatta. Allora, si dice non si... Oh no, cosa ho fatto?
No, spero di non aver bannato anche un'altra persona. Ragazzi, secondo voi a quanto conviene comprare Bitcoin oggi? Per colpa di Binance mi sono persi grandi saldi, no? Ma non preoccupatevi del discorso dei saldi perché non c'è fretta, ripeto, non c'è fretta. Ciao Luca, cosa ne pensi di LINK nel medio termine? Allora, LINK è ottima, è un'ottima coin con fondamentali, funziona da Dio. Tra l'altro oggi con questa volatilità LINK, cioè Chainlink, è un oracolo che prende i prezzi delle varie cripto e li porta on chain. Con questa volatilità non ha perso un colpo, ha funzionato alla perfezione, quindi LINK lato fondamentale spaziale. Lato grafico purtroppo ha sofferto quello che hanno sofferto oggi tutte le altcoin, quindi flash dump è arrivato a qua sotto gli 82.500, è arrivato a ritestare quello che è il suo supporto e adesso anche qui, ripeto, bisogna vedere come ci comportiamo, perché se andiamo a chiudere qua dentro ritorniamo comunque in bullish, cioè è bullish. Se invece chiudiamo qua sotto e poi c'è follow up ribassista, c'è una struttura di top, un costrutto di top, e quindi si va a correggere e lo aspettiamo più in basso, ma non ci spaventa perché comunque in questa zona qua, 70.000 a scendere, abbiamo la possibilità di avere un bel supporto sul quale magari si palesa domanda e noi possiamo andare a pianificare una posizione. Allora, io tengo sempre Bitcoin perché porta bene. Allora, Luca, sono nel mondo cripto da poco, potresti gentilmente chiarirmi cosa fare esattamente qualora dovesse presentarsi un bear market? Assolutamente sì, guarda, se si presenta un bear market tu puoi scegliere come comportarti. Allora, la prima cosa dipende dall'approccio che hai innanzitutto. Se hai un approccio di lungo termine, se c'è un bear market, se c'è un bull market, non te ne devi importare nulla, perché da investitore tu magari ribilanci il portafoglio mensilmente, vai a ridistribuire le varie fette appunto del tuo portafoglio e non ci fai neanche caso al prezzo. Tu fai automaticamente, cioè fai caso al prezzo ovviamente nel ribilanciamento, ma non ti interessa se sale, scende o quant'altro, ti interessa la fotografia nel giorno del ribilanciamento. Se cioè se tu stai facendo un piano d'accumulo, continui a fare il tuo piano d'accumulo, dipende, ripeto, dalla strategia che hai tu. Se sei un trader, ovviamente è una cosa da pianificare prima, non bisogna improvvisare dopo, una volta che c'è il bear market dire boh, ma cosa faccio? No, bisogna avere una strategia prima, quindi o pensare allo short di copertura, a coprirsi in qualche modo, o con un take profit, o ripeto con uno short di copertura, e oppure fare dei take profit, che è esattamente la stessa cosa, oppure non lo so, usare le opzioni se uno è un po' più pro. Ci sono tanti tanti metodi, avevo fatto un video dedicato e ti consiglierei di andare a darci un occhio perché ne vale la pena. Se c'è il bear market vendi in CFD, mamma mia, no, assolutamente no. Ci sono tante soluzioni, ma davvero, cioè, state a scegliere, dipende se sei trader o investitore. E se sei trader ci sono milioni di approcci per seguire, cercare gli short, speculativi, ce n'è veramente di un sacco. Ehi Luca, tra aumento dell'inflazione e crollo della maggior parte dei mercati, secondo te conviene rimanere flat o investire in qualcosa di specifico per proteggersi dall'inflazione? Ma il segreto un po', ti do una risposta banale, ma il segreto è avere un portafoglio abbastanza diversificato, nel senso che tu hai, io ad esempio ho un po' d'oro nel mio portafoglio investimenti complessivo, un po' di stocks, una bella fetta di liquidità, un po' di cripto, insomma è diversificato senza andarlo a diversificare in mille asset, ma avere comunque un po' di varietà in modo da essere coperti, avere la liquidità che stabilizza, essere coperti dall'inflazione, avere la componente cripto alto rischio alto rendimento, è una cosa un po' di questo tipo, ecco, diversificata. Ma è forse un Charizard quello in alto alla tua sinistra? È proprio lui, è un cazzutissimo Charizard, è proprio lui. E dunque, mi puoi dire qualcosa su Shiba Inu e VeChain? Grazie mille, guarda, il sacro e il profano, stai dicendo. VeChain, un'ottima coin, un ottimo progetto, e graficamente non so come sia messo, ma lo andiamo a vedere più che volentieri. Urk, anche lui ha fatto il suo dump,
E che dump, cioè che shadow è questa? Ma quanti stop loss sono saltati? Mi spiace per loro, dirò una preghiera per loro. E allora stiamo attaccando il nostro supporto qua sotto. Dobbiamo vedere come chiude. Se chiude qua sopra, ritorna bullish. È il solito discorso che facevamo poco fa. In realtà bullish no, perché comunque siamo in una specie di triangolo ribassista. Io al momento non ci entrerei, neanche se chiudessimo qua sopra, a dire proprio la verità. Aspetterei un attimo di vedere come si placa questa situazione. Poi c'era quest'altro range sulle 4 ore, ma questo dump è andato a penetrare qualsiasi tipologia di supporto fino ad arrivare anche a questo. Guardate dove siamo arrivati fin qua. Incredibile. E Shiba Inu è una shitcoin, cioè lascia perdere, dai, ormai spero che passino di moda in fretta quelle shitcoin lì, che sono veramente insulse e insensate. Ciao Luca, cosa ne pensi di Helium? Hai comprato pure te i miner? Allora, me l'ha condiviso un amico della community che io non conoscevo Helium, me l'ha condiviso, mi ha detto dacci un occhio, io ci ho dato un occhio molto superficiale e mi sembra interessante, quindi lo devo approfondire, purtroppo non l'ho ancora fatto. Ci sarà un... no, cos'è? Ho letto un... farai un video su BitsGap? Sì, lo volevo fare domani, cioè se è pronto domani ve lo condivido già. Tra l'altro è carino BitsGap, perché è bello perché è facile, quindi ho visto che molti di voi sono arrivati da poco, mi chiedete tutti bot trading automatico, quindi non voglio starvi a fare un altro pipozzo su PineScript perché poi mi mandate al diavolo dicendo che è troppo complicato e avete ragione, e quindi vi porto BitsGap, poi vi porterò Tricommas, poi vi porterò un po' i principali bot, ecco, Mudrex, li vorrei portare un po' tutti e darvi la mia opinione. BitsGap è il più facile, quindi partiamo da quello. Allora, poi quando sarà pronto il tuo sito web? Guarda, se tutto va bene fine estate, dai, metà fine estate, ma sarà veramente una bomba. Io infatti speravo, non ve lo volevo dire, ma speravo un po' nel bear market per avere tempo di fare alcune cose che mi piacerebbe fare, solo che adesso che c'è un po' di volatilità, c'era il bull market, c'erano tante richieste, tante proposte a cui stare dietro e ho messo un po' da parte tutte quelle cose lì, ecco, ma vorrei fare veramente una specie di portale di riferimento, di istruzione, di didattica per le cripto, completamente gratuito, cioè con tutto quello che uno può cercare lo trova lì, ok? Quindi come funziona X, come funziona Y, che è l'analisi tecnica, tutto lì, tutto concentrato, un lavorone, eh? Soprattutto gratuito, ma arriverà, ve lo prometto. Allora, Crow è morta, tutte le altcoin oggi sono veramente una tragedia, ma in realtà, dai, morta no, non ha neanche reagito malissimo rispetto al resto. Se questo è stato il suo dump, ha fatto il suo lower low, continua a calare, purtroppo ha perso il supporto 0.13 0.14, vediamo se lo va a riprendere e vediamo un po' come si comporta, insomma c'è da vedere, per ora di certo non è da long, quello è poco ma sicuro. Allora, ma se sei dentro adesso, cosa bisogna fare? Aspettare o cercare di vendere una parte ora? Ma guarda, cioè dipende. Purtroppo queste domande, cioè mi piacerebbe rispondervi e darvi la certezza che cercate, ma non è così facile, cioè dipende da tantissime variabili. Dipende, cioè io ad esempio non ho alterato le mie posizioni ancora, perché preferisco aspettare e sono disposto anche a sopportare una perdita ulteriore nel frattempo. Tu sei disposto? Tu che capitale ci hai messo? Capitale dato per perso? Capitale investito? C'era una strategia? C'è un ribilanciamento da fare? Un portafoglio diversificato? Cioè dipende da tutte queste cose qui, perché banalmente se uno è un trader e è solo flat in USDT e va solo a cercare le posizioni di volta in volta, allora lì c'è un approccio. Se uno accumula e nel frattempo fa trading, oppure se uno accumula e basta, cioè sono approcci completamente diversi. Quindi il mio suggerimento, anche se antipatico, è fatti un po' un esame di coscienza e cerca di capire dove vuoi arrivare, cioè struttura. Devi vedere Bitcoin non come un gioco di entrare in basso, uscire in alto, così improvvisarsi trader quando non lo si è, ma va visto come un qualcosa di serio. Purtroppo manca questo, manca l'approccio serio verso le cripto. Sono un investimento, non è un video poker, cioè finché si butta soldi sulla shitcoin di turno è un video poker, ma se lo si fa seriamente, cioè è veramente un investimento che può fare la differenza su un portafoglio. Adottate quell'approccio lì e vedrete come
al prossimo dump, al prossimo pump sarete molto molto più sereni e saprete soprattutto cosa dovete fare. Luke, guarda come ha reagito Cardano, andiamo a vedere come ha reagito. Non male, eh? Molto bene, anzi, guarda, ha tenuto addirittura l'ultimo supporto. E Cardano, c'è poco da fare, si sta comportando bene, è una delle più bullish delle altcoin. Io lo dico perché è la verità. C'era questo supporto qua in zona 3.800-4.100-200 che ha tenuto botta, pam, ha respinto il dump e adesso vediamo come ci comportiamo verso di esso, nei confronti di esso. Se chiudiamo addirittura la settimana qua sopra, wow, oserei dire wow. Siamo andati anche a pescare un po' da qui durante il dump di oggi, tacchete. Vedete, dal secondo supporto. I supporti settimanali, quando si hanno dei dubbi, io lo dico sempre, se si ha un dubbio sul grafico, che il giornaliero ci sembra confuso, non sappiamo, settimanale. Il settimanale spesso chiarisce le idee. È entrata una zanzara, benissimo. Tra poco mi vedrete applaudire. Ecco, punto. Non mi sto applaudendo da solo, non sono ancora a questi livelli, ma c'è una zanzara nella stanza. Allora, grande Liu, che ne pensi della DeFi su Flamingo? Grazie di tutto. Non l'ho ancora sperimentata, devo sperimentarla, mi spiace. Tra tutte queste chain alternative io sono impazzito, ho fatto vita, morte e miracoli su Solana, che è una delle mie preferite. Adesso sto giocando un po' su Matic, Ethereum in questi giorni è abbastanza inarrivabile. E quindi no, mi spiace, Flamingo che è su Neo, in realtà non l'ho ancora provata. Ciao Luke, avete già dato un occhio a Matic? Andiamo a dare un occhio a Matic. Sono curioso di vedere anch'io come ha reagito oggi. Wow, questo è il settimanale, però. Allora, oggi ha reagito con un flash dump come tutte le altre, ma... Allora, qua c'è da andare, vediamo le 4 ore, ma anche le 4 ore, dai. C'è un clusterino qua che ha fatto da supporto sulle 4 ore, per ora tiene. Bisogna fare attenzione, perché... qui abbiamo un possibile papabile top, questo breakdown. Se perdiamo anche questo cluster è possibile un ritracciamento un po' più profondo. È molto estesa Matic, quindi io farei attenzione a prescindere, perché è una delle coin più estese in assoluto. Io lo so, è un'altra cosa da noioso, cioè io a volte sono noioso, mi rendo conto, sono troppo cauto, anche a costo di risultare noioso, ma quando vedo una coin iperestesa io non vado a cercare l'entry, mi dispiace, ma io sono vecchio stile, ecco, sono... non lo so, è un modo di vedere, di approcciare il mercato. Io condivido quello che è il mio, cioè se una cosa non la penso non la dico, cioè io vi potrei anche dire si può fare così cos'ha, però se è una cosa che io non farei non mi viene neanche da dirla, quindi quello che dico è quello che penso, ecco. A volte condivido anche punti di vista diversi, magari perché qualcuno me li fa notare, a volte parlo anche con altri per scambiarci opinioni su come comportarci sul mercato eccetera, e a volte vi porto anche la loro esperienza, però io l'approccio che è mio è quello che vi condivido, anche a costo di risultare noioso. Anche le 4 ore su Bitcoin sono curiose. Adesso avremo un po' di cose da dirci nell'analisi del grafico. Pensi che Cake sia una di quelle alt che resisterà nel lungo periodo? Guarda, Cake è un'ottima alt secondo me. Adesso purtroppo è in una fase correttiva abbastanza importante e abbastanza evidente, ok? Se quelle che abbiamo visto prima avevano comunque conservato la struttura, per Cake non è così, perché ha fatto un top, ha perso qua e quindi è in ritracciamento, ma è anche una di quelle coin che ha esteso di più in poco tempo, quindi diamogli tempo di ritracciare e teniamola d'occhio, perché ne vale la pena. Cake è un'ottima coin, è veramente ottima, quindi vale la pena seguirla senza impazzire di voler entrare subito, perché adesso potrebbe, ripeto, iniziare una correzione un po' più duratura, ma nel momento in cui si presenterà il setup long, allora sì. Se adesso scaturisce questo bear market di durata magari media, spero non 2 anni, non credo sinceramente, ma magari un mesetto anche sulle altcoin, poi sapete quante occasioni ci sono di rientrare? Cioè bisogna pensare a questo, non pensare oh che palle il bear market, voglio che salga e basta. No,
Perché se adesso era tardi, era tutto esteso, se adesso inizia un bel bear market come Dio comanda e va avanti per un po', ci annoiamo per sto mese, ma poi quando arrivano i setup long, allora lì, bam, entrare, lì sì che è l'occasione di entrare nel momento giusto e non quando le coin sono estese. Quindi grazie che esistono i bear market, così bisogna ragionare. Allora... hai mai fatto un video sul trading intraday? Se no ne farai uno dove spieghi le tue tecniche e i tuoi approcci al grafico. Guarda, ne ho fatti un paio, ma io non sono un gran trader intraday. Adesso mi piaceva, avevo iniziato un percorso che vi condividevo con voi di trading intraday, dove imparavo insieme a voi, vi condividevo le mie idee, vedevo come andavano nel bene e nel male. Era proprio una cosa così amichevole, non una lezione assolutamente, perché io sono assolutamente alla pari di voi in quello, e però ci vuole tanto tempo e quindi adesso l'avevo messo un attimino in pausa, mi viene sempre voglia di ricominciare. Però io non sono un trader intraday, io guardo i grafici sul giornaliero di solito. Sono abbastanza tranquillo tranne su CHR Bitcoin. CHR BTC. Allora, vabbè dai, cosa è successo qua? Niente di particolare. È un range alla fine. Ho fatto questo pump che non mi piace granché, però al momento è assolutamente laterale. Quindi vediamo se oppure, ecco, una o l'altra, dipenderà da questo l'esito futuro. Poi, cosa ne pensi di SPX down in questi casi? SPX o SXP? Io quei bull bear token up down eccetera non li uso mai, non mi piacciono, ve l'ho detto. Ciao Luca, secondo te avere Cake ad esempio, metterlo a rendita col 150% di APY e avere Bitcoin a rendita 4%, tra i due non converrebbe avere solo Cake e vendere i profitti del farm? Ok, ma Cake è molto più volatile, attenzione, perché non bisogna farsi abbagliare dagli APY, eh. È vero, l'APY è più alto, però se poi Cake ti fa almeno 50%, allora l'APY buonanotte. Mi raccomando, la prima cosa per scegliere una coin sulla quale investire e eventualmente metterla in staking è proprio quello: ci investirei oppure no? Perché se non ci investiresti ed è solo per fare l'APY, non ha assolutamente senso. Cardano o Ethereum secondo te? Che domande, no? Ethereum tutta la vita, occhi chiusi. Ciao Luca, hai fatto video guide su DeFi, PancakeSwap eccetera? Non so molto e sarei curioso, grazie in anticipo. Sì, guarda, su PancakeSwap adesso faccio la shillata del mio canale, vi faccio vedere anche, allora tac, il tuo canale dovrebbe essere, non so dove però purtroppo, proviamo a fare ricerca, Binance Smart Chain, dovrei migliorare le playlist, eccola qua, Binance Smart Chain tutorial definitivo, cioè qua ho esagerato anche col titolo, no scherzi a parte, qui faccio vedere passo dopo passo, dura tre quarti d'ora, un po' mattone, però passo dopo passo l'uso di PancakeSwap, quindi direi che quello è il tuo punto di partenza. Poi, ciao Luca, che ne pensi di Algorand? PS, oggi chiudiamo a 42,3k, grande sfera di cristallo. Allora, Algorand purtroppo, ripeto, non l'ho mai approfondito, me l'avete chiesto anche l'ultima volta, il grafico secondo me oggi è bruttino come le altre volte, sì, non, il grafico non mi dice niente, cioè non è, è un po' insipido come grafico, non è bearish a dire la verità, però è insipido e quindi non mi viene voglia di andarlo ad approcciare speculativamente, i fondamentali non li conosco quindi non ci investo, ma... Anche perché le altcoin in cui investo, sapete che ho dei criteri noiosi per investire in altcoin e quindi quello è un po' il discorso. Allora, ciao Luca, immagina che io sia uno starter da 5-10k di budget, è il momento giusto? Su quale DeFi punteresti? In più sfrutterei anche qualche meme coin per crescere, sfrutteresti anche qualche meme coin per crescere più velocemente? Grazie mille. Allora, guarda, è il momento giusto? Sì, è sempre il momento giusto, cioè l'importante, ripeto, è fare una strategia sul lungo termine. Tu dici ho 5-10k, non affrettarti a voler entrare subito, moltiplicarli, fare di corsa, stai tranquillo, fai una bella
strategia dove prendi i tuoi 10K, 5K, li dividi in 3-4 fette. Ho fatto dei video anche su quello, come investirei 10.000 euro, ad esempio, quello può fare per te. E li suddividi in base al rischio che ti vuoi assumere, quindi quanto mettere in DeFi, CeFi, quanto investire direttamente nelle coin, in quali coin. Quante altcoin rispetto a Bitcoin? Io le meme coin le lascerei perdere, sinceramente, perché sono veramente insulse, cioè una moda del momento destinata a esplodere, a scoppiare, a finire nel nulla, e quindi è come veramente prendere un gratta e vinci, cioè tu puoi avere la fortuna che domani salgono oppure domani ti fanno un meno 50%, cioè io le lascerei davvero perdere le meme coin. Ha senso fare la parte di gambling, quindi dire boh, questi 100 euro li butto via lì, ma non in una meme coin. Cioè, allora andiamo a cercare piuttosto una nuova coin del settore DeFi, gaming, NFT, quei settori che possono essere in trend e sottovalutate e mezze sconosciute. Ha più senso che andare a prendere la shitcoin di turno, cioè perché almeno lì c'è una ragione, c'è un senso. E sul quale DeFi punterei, io ti dico, con un capitale del genere sicuramente non Ethereum, quindi puoi giocare con Matic adesso che è uscito e ci sono le migliori opportunità, altrimenti c'è Solana o la Binance Smart Chain, sono un po' quelle lì al momento. Ciao Luca, quale motore di ricerca usi? Vai con Tor per privacy o semplice con Chrome? Ma io uso Brave in realtà e uso una VPN, quindi basta, tutto lì. Non uso Tor perché un sacco di siti sono bloccati, con Tor fanno storie, così. Ciao Luca, sai se c'è un modo per evidenziare le oscillazioni percentuali per ogni singola valuta nel proprio wallet spot di Binance? Così da avere subito una panoramica sottomano di guadagni e perdite. Non lo so, sai? Anche perché io tendo a guardarlo il meno possibile. No, non lo so, a dire il vero. Ti volevo chiedere, non ho capito, un video sul trading intraday? Ah, è la domanda di prima, ok? Come non detto, Matic non ha una supply troppo alta per sperare arrivi a 5 dollari e Solana secondo te aumenterà la sua o rimarrà così e quindi ci permette di sognare? Allora, guarda, non conosco la tokenomics di Matic. Solana mi pare che abbia uno sblocco. Non so se era lineare di alcuni token, non lo so, non mi ricordo, però non ho, io su Matic non ci ho investito, non conosco, ma neanche su Solana in realtà, non ancora lo uso, ma non ci ho investito e quindi non lo so, non ti so rispondere sulla supply, però guardando i grafici entrambi adesso mi sembrano un pelino estesi, quello di sicuro. Occhio che Bitcoin ha degli ottimi fondamentali, mentre Cake è un token nato da poco. È vero, ma anche Cake ha dei buoni fondamentali, perché mi piace, cioè è nato forse per scherzo, poi è diventato serio, però PancakeSwap come è cioè per come è diventato, i volumi che muove, la liquidità che gestisce, è tutt'altro che un gioco. L'ho presa, è caduta, è qua. Maledetta. Odio. Allora, come gestisci il ribilanciamento se la giornata in cui ribilanciare il wallet coincide con una giornata volatile come oggi? Rinvii per non falsare il tutto? Di solito sì. Di solito sì, aspetto un paio di giorni, aspetto che la situazione si stabilizzi, cioè altrimenti è veramente un delirio e rischio più che altro. Ho ribilanciato, bene, si sono già sballate le percentuali, no? Cerco di aspettare un momento di bassa volatilità. Yes, in meno di 24 ore è calato di 1 trilione di dollari. Possibile una correlazione con l'hash rate? Parli della capitalizzazione. Allora, la market cap totale è calata, ma non è calata di 1 trilione, dai. Ha fatto un meno 16%. E tra l'altro, guarda, adesso ha un po' violato il trend, però fino a ieri era ancora in uptrend. Adesso c'è da vedere, sempre con la chiusura di oggi, se ci fa il lower low oppure no. Vediamo. In ogni caso, sì, qua ci sono i primi chiari segni di cedimento strutturale, anche sulla capitalizzazione totale, non lo so. Il mercato è un po' lì, sta per scivolare, è su un pavimento ghiacciato, deve fare attenzione alle prossime mosse. Ethereum secondo te non ha mostrato un limite con le gas fee aggiungendo una perdita alla perdita? Ethereum è così purtroppo, le gas fee sono alte in questo periodo, è fatto così, non c'è niente da fare, ci sono alternative, purtroppo è vero, non è molto utilizzabile soprattutto da chi ha capitali non elevati e anche il trasferimento costa parecchio, infatti molti exchange hanno anche aumentato le fee di prelievo degli RC20 purtroppo.
Sta ritornando tutto giù, non siamo ancora salvi. E adesso non impazzite per un 1-2% tra lì e lì. Insomma, non impazzite, dai. Aspettiamo la chiusura, aspettiamo un po' più di tranquillità. Non ha senso adesso stare a guardare i grafici a un minuto. Luca, ma tu che leva massima operi quando apri short long e in quest'ultimo short di copertura? Short di copertura non è in leva, di solito. È una copertura che col collaterale spot. Quindi io, supponendo di avere 10 bitcoin e vuoi aprire uno short di copertura del 10%, prendi un bitcoin e shorti con quel collaterale, basta. Non c'è leva, non c'è niente. A volte, per evitare di lasciare troppo capitale sugli exchange, uso magari mezzo bitcoin e vado in leva 2, ecco, così da avere, ma non per speculare, cioè non è uno short speculativo. Mentre per quando apro short o long, dipende, la leva dipende dal size che ti serve, cioè tu il ragionamento da fare è capitale di trading. Io voglio sapere quanto rischio, il capitale a rischio, che deve essere una percentuale del portafoglio trading. Una volta definito quello è il capitale per ogni trade. Esempio, il 2% di capitale a rischio vuol dire che ogni trade che va in stop loss perdo il 2%. E quindi io vado a mettere lo stop loss e in base a quello stop loss deve essere il 2% del mio capitale totale trading. Vado a fare il calcolo, capisco quanto mi serve come size della posizione. Se il size che mi serve è maggiore del size del mio portafoglio, serve la leva, ma non è male perché la perdita massima è comunque il 2%. È quel ragionamento lì che c'è da fare. Dunque, ci farai un video su Bitsgap? Ecco, questo che l'avevo letto prima, assolutamente sì. Una bella valeriana e andiamo a dormire. Ci pensiamo domani o dopodomani. Concordo, concordo. Ma quale chiusura? I mercati sono H24. Sì, ma per chiusura intendo di vedere domani come siamo messi, cioè lasciar finire il te. Il concetto di chiusura, è vero, sulle cripto è relativo, ma spesso la chiusura giornaliera, che avviene da noi all'una di notte, mi pare, è comunque abbastanza, non lo so, aggiunge informazioni. Se ci fate caso con le analisi delle candele che facciamo, spesso utilizzando le aperture e le chiusure, si creano comunque dei livelli importanti. Al di là di quello, il concetto non è tanto sulla chiusura, perché la chiusura e il follow up sono importanti. Quindi fondamentalmente il concetto è di lasciare andare avanti, terminare questa ondata di volatilità e vedere come si assesta dopo. E quello un po', cioè, a che ora chiude il mercato delle cripto? Infatti no, non chiude mai, assolutamente. Ma quindi hai 10 bitcoin, grande, no? In realtà era solo un'ipotesi, non ho assolutamente niente io. Sono privo di bitcoin, solo in testnet. Dunque, un pensiero su DTCoin mi sembra un po' uno scam, sinceramente. Ne ho sentito parlare come scam. Come vedi Ellipsis con la piattaforma in un periodo medio-lungo? Bene, la vedo bene perché ha il patrocinio di quelli di Curve, che è una delle piattaforme DeFi più famose in assoluto, più utilizzate, più sicure. Ciao Luke, bello come Binance disabiliti i depositi dalla pagina principale. Binance è esploso, esploso, è veramente esploso. Oggi ha avuto dei volumi pazzeschi. Però ragazzi, dai, CZ, scalalo un posto Binance, lo sai che vengono tutti lì, non puoi bloccarlo, non puoi assolutamente bloccarlo. Dunque, mi sa che è quasi ora di andare a vedere i grafici. Pensi che questo flash dump sia una sinistra occasione per le istituzioni che si stanno affacciando pesantemente al mondo Bitcoin? Guarda, si può pensare tutto quello che si vuole, sta di fatto che era un mercato esteso, era una situazione molto scivolosa, molto dubbiosa. E c'era bisogno di una scusa per ritracciare già da tempo, ok? È un mercato che ha fatto numeri pazzeschi. Guardate il grafico mensile, com'è? Il grafico mensile era palesemente esteso. Aspetta che tirovi un po' di schifezza. Era molto esteso e c'era bisogno, lasciatemelo dire, c'era il bisogno di un ritracciamento. Si aspettava solo la scusa giusta, quindi non è colpa di Elon Musk, colpa della Cina, colpa di qua di là. È un insieme di cose che vanno ad agire su un mercato iperesteso, dove tutti erano long, dove eravamo arrivati al delirio che arrivano cani e porci a comprare coin senza senso e guadagnano pure. Ma può durare una situazione del genere secondo voi? No, perché il mercato punisce duramente chi arriva e vuole giocare così, ok? Chi arriva e pensa di arricchirsi, sappia che arricchirsi senza
andare ad approcciare bene il mercato, cioè arrivando, comprando la shitcoin, eccetera, ci vuole fortuna, ok? Se non si ha fortuna, non ci si arricchisce in una situazione del genere. È esattamente un test a croce, niente di più, niente di meno, ok? Se qualcuno vi viene a dire, io ho fatto per due, per tre con Dogecoin, con la shitcoin di turno, ok, bene. Fatti un'altra domanda, quanto ci hai messo? Ci hai messo $100,000? Io non credo, se no sei un pazzo furioso. Ci hai messo $1,000? Bene, hai guadagnato $3,000. Ottimo, è un investimento. No, perché cosa ci fai una vacanza, va bene, bravo, bella per te, però non è un approccio da investitore, ok? Un investitore prende un capitale più importante e lo investe, non nella shitcoin. Quindi distinguiamo sempre la lotteria dall'investimento, è importante. Sono ripetitivo e noioso, però è importante. Allora, avevo messo in liquid pool Ether e Beth per avere sia APY che il vantaggio del tasso di scambio. Cosa consigli in questo momento? Per cosa? Su cosa? Su Ether e Beth? Ma Ether a me piaceva metterlo su... Beh, adesso c'è QuickSwap che su Ether e anche su SushiSwap che danno dei tassi pazzeschi. Altrimenti c'era PancakeBunny che non era affatto male. Allora, benissimo. Io direi che possiamo andare a dare un'occhiatina ai grafici adesso, che sono un po' il clou. Vediamo i livelli chiave, vediamo gli approcci e gli scenari. E nel frattempo io ho visto che vi state abbonando in tantissimi, vi ringrazio sempre di cuore a chi si abbona e ricordo che se avete Amazon Prime potete abbonarvi gratuitamente e io vi ringrazio, lo dovete rifare ogni mese, è una roba noiosa, però vi ringrazio perché è un modo per sostenere il mio lavoro per voi a costo zero. Bene, allora nel frattempo è finito il sondaggio e ha vinto sotto i 40k. Secondo voi la candela di oggi chiuderà sotto i 40k ma sopra i 35, perché altrimenti c'era sotto i 35k. Al secondo posto sopra i 40 ma sotto i 45, quindi intorno ai 40. Vediamo un po' come andrà a finire. Allora, dunque, eccoci qua. Benissimo. Ok, è la finestra giusta. Bitcoin, partiamo da lui, partiamo dal nostro Bitcoin. Io lascio scritto enorme short di copertura qui, non a caso lì, perché è proprio il target di prezzo che stavo osservando. Però prima bisogna vedere l'approccio di questi giorni. Per quale motivo? Allora, io parlo di chiusura delle candele. Giustamente voi dite, ma non chiude il mercato di Bitcoin. È vero. Il senso è, alla fine di questo impulso ribassista, che sta avendo il suo apice oggi, perché questo è un apice di impulso ribassista, un sell-off con panico, con volumi, cioè veramente la fase apicale della svendita di questo movimento. Quindi adesso questo terminerà, finirà questa prima ondata. Adesso andiamolo a vedere sui time frame brevi. Abbiamo visto che comunque qua c'è ancora del volume, siamo in pieno, in piena piena, cioè è veramente un'esondazione di offerta questa. E l'andamento è stato anche crescente, ok? Questo è il tipico andamento di un impulso molto forte con una fase di panico, di euforia se fosse in acquisto. Quindi l'andamento che ha è di avere appunto questa fase ascendente con l'apice, che al momento sembra qua, poi i volumi tendenzialmente si vanno ad appianare, ok? Quindi si ritorna a regime, a velocità di crociera dopo questo impulso. Dove saremo qua? Cioè come sarà il prezzo a velocità di crociera? Quella è la domanda da farsi. Purtroppo non possiamo sapere, cioè è difficile trovare un decisore di dire bene, questo è il segnale della velocità di crociera, e quindi io tendo a dire la chiusura di oggi e magari la candela di domani, uno o due giorni, ok? Giusto per avere un po' di follow up. In base a dove saremo, quindi, si potrà decidere. Cioè si potrà innanzitutto appurare la relazione domanda-offerta, che punto è, cioè se c'è più domanda o se c'è più offerta, e soprattutto in base a quello poi capire se siamo in struttura rotta e quindi inizio di bear market, oppure se siamo ancora in salvo, se c'è possibilità di salvarsi e ritorniamo potenzialmente allo scenario di range, perché i due scenari sono quelli. Il primo, lo scenario di range che seguivamo fino a ieri, questo. Il secondo è lo scenario di rottura del range, quindi bear market, ok? È semplice. Questi sono i due scenari. Quando è che si verifica uno e quando è che si verifica l'altro? Queste sono le due domande che ci dobbiamo fare e agire di conseguenza.
Quando è che si verifica lo scenario di rientro nel range? Bene, allora, i due parametri sono recupero di questo supporto, quindi chiudiamo qua, e in seconda battuta recupero di questo low, chiudiamo qua, perché ogni segno successivo è un rafforzamento del recupero del livello, e poi chiudiamo qua sopra, ok? Più low persi recuperiamo e meglio è. Però il primo è questo, il primo segno. Però deve avvenire nel breve, perché altrimenti se adesso andiamo giù così cos'ha, poi saliamo piano e ritorniamo anche qua, potrebbe tranquillamente essere un bearish retest e quindi poi ritornare di nuovo giù. Perché prima di ritornare bullish, attenzione, prima di ritornare ad avere una struttura bullish, dobbiamo fare, vi ricordo, un higher high, e l'high è qua, ok? Quindi è molto lontano. Quindi parlare di bullish è veramente all'orizzonte col binocolo, però parlare di possibilità di recupero di una struttura, uno scenario, è una cosa più vicina, perché ipotizzate che ritorniamo subito qua o qua, meglio ancora. Ok, abbiamo un lower high, scusate. Poi ritorniamo a flettere e magari teniamo in piedi questo supporto. E poi ritorniamo a cercare un nuovo high e lo ritroviamo qui. Vedete cosa stiamo formando? Un costrutto di bottom locale. E questo, se poi viene rotto a rialzo, potrebbe dare quella spinta che serve per andare ad aggredire il nostro high e ritornare di nuovo in carreggiata. Questo è il discorso da tenere in considerazione. Non pensare che abbiamo chiuso qua, bullish, via, long, tutta la vita, 100 per. No, attenzione, perché questo è il primo step. Però si potrebbe risolvere anche in altro modo. Ripeto, se andiamo a toccare qua, andiamo a finire qua, poi si presenta di nuovo offerta e andiamo nuovamente qua, abbiamo fatto, ok, un doppio minimo, una sorta di equal low, una sorta appunto di doppio minimo, questo è. Quindi poi dobbiamo andare a vedere il prossimo. Se il prossimo sarà più alto, bene. Se il prossimo sarà più basso, male. Ok, quindi questo è un altro scenario. Se al contrario facciamo così e poi direttamente andiamo in lower low, ovviamente è una prosecuzione ribassista. Bisogna stimare le possibilità, ok, che accada ognuna di queste cose. Come si fa a stimarle a priori, a dare un'idea? Ovviamente non si può predire il futuro, può succedere una qualunque di queste cose, ma dire questa è più probabile di questa già è un buon punto di partenza per un approccio. Allora, al momento, se chiudiamo ad esempio oggi qua sotto e domani facciamo una candela insulsa, la probabilità è assolutamente favorevole al bear market. Perché? Perché la domanda non reagisce, non c'è. Se al contrario oggi chiudiamo in verde o addirittura chiudiamo già qua sopra, cioè la candela di oggi è molto bullish e quindi la situazione volge invece a favore del bullish, proprio per questa ragione. Ovviamente questi sono due estremi, in mezzo c'è tutta una serie di possibilità. Io oserei dire che più la shadow è corposa rispetto al body e più la candela di oggi è definibile bullish. Però nonostante la candela di oggi sia bullish, l'ultimo movimento è bearish. Quindi a meno di una candela proprio bullish con la B maiuscola, tipo verde o tipo che chiude qua sopra, già andrebbe forse bene, il quadro rimane molto bearish, attenzione, perché il livello è perso, abbiamo una situazione sgradevole. La stessa cosa vale per il follow up di domani. Se oggi chiudiamo qui e domani, pam, candela verde fin qua, abbiamo una reazione immediata della domanda e la situazione diventa tendente al bullish, ok? Mentre se chiudiamo qua e domani è una candela insulsa o un follow up ribassista, rimane molto tendente al bearish. Quindi la base, cioè il macro, tra virgolette, al momento sembra più tendente al bearish ed è tanto più tendente al bearish quanto più chiudiamo qua sotto e rimaniamo qua sotto, perché abbiamo perso i due supporti. Se è tendente al bearish, e quindi la lancetta, immaginatevi una lancetta con un 180 gradi di possibilità, la lancetta tende al bearish, più tende al bearish più noi dobbiamo andare a cercare lo short di copertura. Lo short di copertura, oppure comunque di non aprire posizioni o di cercare lo short o di proteggersi in qualche modo, difendersi. Lo short di copertura io lo cercherei in questa zona innanzitutto. Per quale motivo? Perché di fatto è un'area che se chiudiamo da queste parti, dico, cioè se chiudiamo qua ovviamente magari si sposta più in basso, però questa è un'area papabile per un bearish retest.
Ok? E quindi andare a fillare uno short di copertura lì mi darebbe anche un buon prezzo medio di carico. L'alternativa per lo short di copertura è quella di fare il time weighted average price, che è un'operatività un po' avanzata, che anche lì ci vuole un bot. E si dice, bene, abbiamo chiuso, cioè la struttura è compromessa, bear market probabile, voglio lo short di copertura, aspetto il primo segno di rimbalzo, le prime candele verdi, perché non è che adesso il mercato va in rosso all'infinito, prima o poi ti fa delle candele verdi e rimbalza, è sempre così. Al primo segno di rimbalzo un po' decente, attivo il time weighted average price. Cosa fa? Lui per un intervallo di tempo che decido io, 3 giorni, 4 giorni, mi va a cadenzare un tot di ordini fino ad arrivare a un target complessivo. Se io gli do, esempio, 3 giorni di tempo, target complessivo il mio 10%, un bitcoin ipotizzando i 10, lui mi va a shortare con cadenza tac, 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 magari una volta ogni ora, una volta ogni 30 minuti, nell'arco di questi giorni. E mi va ad aprire, fa una sorta di media ponderata su questi ordini e mi va ad aprire la mia copertura short. Questo è il senso. Ok? Quindi questo è lo scenario che sto perseguendo in caso di tendenza bearish e che al momento è quella più probabile. Perché di fatto, a meno che oggi non andiamo a chiudere con una forza bullish importante, o domani abbiamo un follow up che mi va a dare un colpo del genere, il mercato tende di più al bearish. Purtroppo è bello sempre essere bullish, ma al momento la situazione è un po' questa, quindi deve intervenire la domanda con vigore e subito, altrimenti io qua aspetto per lo short di copertura oppure TWAP, Time Weighted Average Price. Altrimenti, se lo scenario bullish si dovesse verificare, li abbiamo visti prima i vari scenari bullish, quindi chiudiamo oggi qua sopra, chiudiamo qua sopra, andiamo a recuperare questo livello, bene, non vado a cercare subito il long, aspetto anche qui di andare a creare un po', quantomeno un higher low o qualche struttura un po' più importante, poi si vede, ma adesso non è il momento di andare a cercare il long speculativo, secondo me, perché il macro punta in questa direzione. Questo è il mio punto di vista. Se si guarda all'investimento di lungo termine, frega niente, ricordatevi, frega niente di tutto ciò. Copertura, se si vuole coprire, se si vuole adottare una strategia di copertura, non è obbligatoria, io la faccio e ve la condivido, ma non pensate che se non fate lo short di copertura siete fuori dal mondo, che okay? Cioè è un'operatività avanzata che prevede che la si sappia fare. Se non la si sa fare, è meglio stare più schissi, come si dice da me, e rimanere su un'operatività standard di si continua il piano d'accumulo, si ribilancia. Adesso immagino che a fine mese la Bitcoin sarà contratto rispetto alla parte liquidità o altro, si ribilancia portando un po' di liquidità di qua e così via. Si porta avanti questa strategia e sul lungo termine funziona, non va vista sul breve. Non guardate il risultato degli ultimi 3 mesi o degli ultimi 6 mesi, va vista con una prospettiva veramente distante. Quello fa la differenza e vi renderà investitori anziché scommettitori, ok? Poi per il resto delle altcoin abbiamo già detto tutto, la Dominance oggi ha avuto un colpo di reni pazzesco e quindi al momento, ripeto, le altcoin sono tutte con perdite in doppia cifra, non sono assolutamente interessanti e io preferisco attendere che si plachi la situazione prima di affrettare posizioni o di chiuderle in maniera affrettata. Quindi la prima cosa che faremo è aggiornarci domani, nei prossimi giorni, su Ethereum. Domani già vi dirò se la chiudo oppure no a seconda dell'approccio con questo livello e poi, ripeto, ci aggiorniamo e rimaniamo sempre sul pezzo perché questo è un momento storico molto importante nel quale non bisogna davvero farsi prendere dall'emotività perché è un attimo fare cacate. Con questo io vi saluto, vi ringrazio veramente di avermi seguito, spero di avervi dato qualche risposta soddisfacente, una visione razionale e soddisfacente anch'essa. Noi ci rivediamo questo venerdì in live e tra l'altro vi dirò di più, domani sera io sono live dagli amici di Hard Rock Crypto. Quindi sarò live con voi anche domani. Volevamo parlare di Ethereum, però mi sa che alla fine parleremo anche del dump. Quindi domani ci vediamo, venerdì ci vediamo, ormai non mi sopporterete veramente più. Vediamo cosa succede. Vi tengo sul pezzo anche se, a
apro lo short di copertura, anche perché ve ne accorgerete, perché facciamo all time high diretto se lo apro, no? Scherzi a parte, seguitemi su Twitter, seguitemi su Telegram, seguitemi su Discord, su Instagram, ovunque, ormai sono veramente ovunque, e quindi state veramente sul pezzo, perché ce n'è bisogno oggi più che mai. Buona serata a tutti e a domani, a venerdì, alla prossima. Ciao!